Ciao a tutti, in questo video voglio presentarvi un dendrobium a cui sono molto affezionata, il dendrobium Chrysotoxum. È difficile chiedere a un amante delle orchidee quale sia la sua pianta preferita, però devo dire che questo dendrobium occupa un posto speciale nel mio cuore. Questa è un'orchidea facile da tenere in casa, che dà soddisfazione nella fioritura e che io ve la consiglio vivamente. È anche facile da trovare, per cui se non ce l'avete già vi consiglio di provarla. Ma procediamo con ordine con le consuete note generali. Spero che queste informazioni non siano noiose, ma io le trovo utili per capire, soprattutto nelle specie botaniche, da dove provengono queste piante, per farci una generale idea. Come molti dendrobium, ci troviamo nel sud-est asiatico. Questo proviene esattamente dall'Himalaya fino al Myanmar, la Thailandia, l'Indocina e la provincia dello Yunnan, in Cina. Nel suo habitat di origine, le foreste sono decidue e lui cresce da un'altezza da 400 a 1600 metri sul livello del mare. La pianta si presenta di medie e grandi dimensioni. Gli pseudobulbi possono arrivare fino a 30 cm di altezza, sono più sottili alla base e tendono a essere a forma di clava verso la sommità, fino a 3 cm di diametro. Gli pseudobulbi a maturazione tendono ad avere un colore verde giallognolo, che dal secondo terzo in poi presentano da 2 a 8 foglie coriacee di un verde più scuro e brillante, poco flessibili alla torsione. Le foglie persistono sullo pseudobulbo diversi anni, nella mia esperienza almeno 5 o 6. Le spighe florali appaiono dagli internodi dell'ultimo terzo degli pseudobulbi e possono fiorire per diversi anni sullo stesso pseudobulbo da quegli occhi che non sono fioriti gli anni precedenti. Fioriscono maggiormente gli pseudobulbi che hanno almeno 2 anni di età. Quelli dell'anno precedente rimangono ancora dormienti per fiorire poi l'anno successivo. Le spighe florali iniziano a emergere nella metà di marzo, per poi portare la fioritura dalla fine di aprile alla prima settimana di maggio. Ogni spiga porta numerosi fiori, fino a una ventina, di circa 3-4 cm di grandezza, di un colore giallo intenso, oro, con una gola giallo più scuro. Il profumo inebriante sa di miele, è buonissimo. I boccioli, i fiori e le spighe florali sono immerse di questo happy soap che, come dice il nome, è una sorta di miele vegetale buonissimo da assaggiare se tra un'orchidea e l'altra vi viene un po' di fame. È appiccicoso, dolcissimo, stupendo. Questa gioia per i nostri 5 sensi purtroppo non dura a lungo, infatti dopo 2-3 settimane la pianta appassisce la sua fioritura e purtroppo dobbiamo farcene una ragione, fiorirà l'anno successivo. In coltivazione questa pianta presenta poche e semplici esigenze. Una buona quantità di luce filtrata, anche parzialmente sole diretto se è quello del mattino o del tardo pomeriggio. Per anni ho tenuto questa pianta sotto un albero d'estate ed è stata benissimo. Oggi che qui in veranda riceve abbondante luce filtrata tutto l'anno. Dopo la fioritura la pianta presenta la ripresa vegetativa. A questo punto si riprendono le abbondanti annaffiature e anche le concimazioni. Anche a questa pianta do un concime a lenta accessione, una piccola spolveratina dentro il vaso e in più la annaffio quando annaffio anche le altre piante col concime liquido. La maturazione degli pseudobulbi avviene entro l'autunno, per cui dall'autunno in poi, quando gli pseudobulbi sono completamente maturi, rallento graduatamente le annaffiature fino leggermente a sospenderle durante il periodo invernale, quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano. Avrà sempre bisogno di una ottima illuminazione, però a questo punto sarà necessario innaffiarla quel minimo che basta per non far raggrinzire troppo gli pseudobulbi. Una volta ogni 20 giorni circa, nel mio caso, è l'ideale. Questo dendrobium non produce chechi come altri tipi,
Pertanto, se vogliamo moltiplicarla, sarà necessario effettuare questa operazione durante il rivaso, con la divisione dei cerchi. Stiamo attenti a lasciare almeno 4-5 pseudobulbi per ogni divisione. L'unico vero consiglio che mi sento di dare per questa pianta, che non presenta nessuna difficoltà, almeno a mio avviso, nella sua coltivazione, è quella di non bagnare dentro la nuova vegetazione che si crea, perché è a forma di flute, pertanto se per sbaglio cade dentro dell'acqua potrebbero marcire i nuovi pseudobulbi. A me personalmente questa cosa non è mai successa, però la segnalo perché qualcuno inavvertitamente potrebbe lasciare dell'acqua stagna dentro la formazione degli nuovi pseudobulbi. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like. E lascialo anche senza timore, perché non costa niente e non ti tira giù nessuno il codice fiscale. Se anche tu coltivi questa orchidea o hai avuto idea di averla, scrivilo nei commenti, sono curiosa di leggerli. Insomma ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono questi video. Ciao, alla prossima!